posto per me, e anche per te. Sì, anche per te. Sie sprechen Deutsch. Ja. Doch. Preambolo del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, dichiarato dai capi di Stato il 29 ottobre 2004. Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto. Convinti che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi, che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale, che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo. Persuasi che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino. Certi che, unita nella diversità, l'Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilità di proseguire nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana. Abbiamo ascoltato
la lettura dal preambolo del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Alcune parole gravi e importanti. Ma non nascondiamocelo. Molti europei, molti nostri concittadini si sentono smarriti e spaesati. Dove va l'Europa? Resisterà alla tentazione di separarsi? L'Europa sembra non proteggere più i suoi cittadini. Anzi, sembra percorrere una strada inversa a quella dei padri fondatori, che ebbero memoria viva dell'orrore della guerra mondiale, dei muri di odio, dei lager, delle rovine. Oggi sta scomparendo la generazione che ricorda quella storia di guerra. Anzi, si guarda poco alla storia, presi dal presente di una politica di emozioni o di angosce. Lo stesso ricorso alla guerra torna a essere considerato troppo normale, mentre è troppo accettato anche per chi ha visto proprio ieri in Iraq o in Libia o altrove come la guerra produca guerra. L'Europa non vive se non ha memoria. Saremo il continente del futuro se saremo quello della memoria. Ebbene, prima di tutto va ricordata la grande pace, 70 anni, costruita saldamente dopo secoli di guerre. Questo è il frutto dell'Europa unita, una pace che ha portato prosperità, sviluppo di cultura dalle radici antiche. Questa è una realtà che si impone evidente, più forte delle emozioni e delle paure che dominano il presente. Questa Europa è la nostra pace ed è anche la nostra prosperità. Ma la crisi è venuta quando l'hanno bloccata gli egoismi, egoismi nazionali, di gruppo, di interessi, alla fine egocentrismi. L'hanno bloccata nello slancio per cui l'Europa non ha compiuto il salto che l'avrebbe fatta protagonista della scena mondiale, con una politica estera, con una politica di difesa in comune, non solo per la pace tra europei, ma una politica comune di pace nel Mediterraneo, nei Balcani, in Africa, nel mondo. Europa, forza, forza gentile, diceva Tommaso Padoa-Schioppa. Gli egoismi rischiano oggi di bloccare l'Europa, se non di divorarla dall'interno. Spingono a ritornare padroni dei destini nazionali e a vedere negli altri una minaccia. Così le frontiere riacquistano valore verso gli immigrati, frontiere tra generazioni, giovani e anziani, tra il nord e il sud dell'Europa, tra ricchi e fragili. E le frontiere possono diventare muri. Si pensa che le frontiere ci proteggano dalle tragedie del mondo, ma la crudele guerra in Siria, durata 6 anni più della prima guerra mondiale, coinvolge anche l'Europa. Cari amici, i muri illudono di proteggere, ma i muri sono l'espressione della decadenza. I muri sono la linea Maginot della sconfitta morale e politica dell'Europa. Nel mondo globale la storia non ha argini, ma d'altra parte richiede attori forti e coesi, come può essere l'Europa. Richiede di avanzare coesi e non di indietreggiare alla ricerca di ripari. Perché si va affermando un nuovo tempo globale, non si torna indietro. Gli stati nazionali autosufficienti e chiusi sono una barca di navigazione d'altri tempi. Dobbiamo fare i conti con le dimensioni della sfida di oggi. Non serve mettere la testa nella sabbia. Un'Europa chiusa o divisa sarà sommersa dai mercati, dai giganti economico-politici in uno scenario globale. Infatti ci vuole più Europa sugli scenari della globalizzazione,
Ci vuole più Europa se vogliamo che la terra, se vogliamo che l'Europa sia una terra di giovani, se vogliamo sopravvivere con la nostra identità umanistica, di patria dei diritti, con la nostra identità religiosa. L'Europa non può ridursi a una terra che protegge i suoi pensionati per qualche anno, forse per qualche decennio. Ed anche un mondo senza Europa unita mancherà di forza di pace, di sapienza storica e di sapienza politica. Carissimi amici, ci siamo raccolti in questa chiesa tra cristiani. L'idea europea non fu confessionale, ma fu cristiana. Crebbe con la passione delle chiese di allora. Ma oggi ci sono molti interrogativi per noi cristiani. Quando l'est e l'ovest dell'Europa vanno per strade diverse, quando vacilla il grande disegno europeo, dove sono le voci dei cristiani? Dove sono le voci delle chiese? Dove sono i pensieri lunghi? Quando le frontiere si fanno muri davanti ai rifugiati, dove le voci? Quando il mondo è troppo a rischio di guerra, spesso dobbiamo accontentarci di silenzio o di vocette o di pensieri corti. La forte voce di Papa Francesco, pensate al suo discorso per il premio Carlo Magno, resta solitaria in un cristianesimo frammentato come la nostra Europa, poco capace di uscire dagli egocentrismi di gruppo o dagli egocentrismi ecclesiastici, che sa esprimere dei sì, ma sempre però incapace di nutrire una visione. Ma noi siamo qui per pregare. Possa questa preghiera comune, possa la parola di Dio, come ai tempi dei profeti, far crescere una grande visione nei cuori e nelle menti. Bisogna riprendere a pensare, ad agire, alla grande, con una visione, perché i nostri tempi, anche per noi cristiani, sono caratterizzati troppo da strette misure e da parole che non illuminano. Scriveva Karol Wojtyla: in anni in cui l'Europa era divisa con un duro muro, il mondo soffre soprattutto per mancanza di visione. Possa questo anniversario, possa questa preghiera comune far maturare in noi la visione e la forza con cui la proporremo a noi stessi e all'Europa intera. Grazie. Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nei cieli, tu che sei un Dio grande e santo, e tieni nelle tue mani questo mondo
e i destini di tutti i popoli, ti preghiamo, guida le nazioni europee secondo il tuo meraviglioso piano, per ora e per sempre. Padre nei cieli, ti ringraziamo per tutto il bene che tu ci hai donato. Grazie per il tuo Vangelo. Grazie per tanti anni di pace dopo il dramma della guerra. Grazie per il crollo dei muri, la convivenza e la collaborazione tra i nostri popoli. Grazie per la libertà, il benessere, per la protezione della nostra vita. Padre nei cieli, perdona il nostro peccato e la nostra insensibilità. Perdona le nostre paure e le nostre fughe da ogni responsabilità. Perdona la nostra poca speranza e la nostra troppo debole preghiera. Perdona i nostri egoismi e i nostri nazionalismi. Perdona la nostra indifferenza verso i rifugiati, uomini e donne, bambini e anziani arrivati in Europa. Fa che il nostro vecchio continente possa ringiovanire, accogliendo chi fugge dalle guerre e cerca futuro. Insegnaci a riconoscerli tutti come nostri fratelli e nostre sorelle.
Lettura del profeta Isaia. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si insalerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Dalle parole di Papa Francesco ricevendo il premio Carlo Magno. La creatività, l'ingegno, la capacità di rialzarsi e di uscire dai propri limiti appartengono all'anima dell'Europa. Nel secolo scorso essa ha testimoniato all'umanità che un nuovo inizio era possibile. Dopo anni di tragici scontri, culminati nella guerra più terribile che si ricordi, l'Europa, dopo tante divisioni, ritrovò finalmente se stessa e iniziò a edificare la sua casa. Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà? Solo una Chiesa ricca di testimoni potrà ridare l'acqua pura del Vangelo alle radici dell'Europa. Sogno un'Europa giovane, capace di essere ancora madre. Una madre che abbia vita, perché rispetta la vita e offre speranze di vita. Sogno un'Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e chi arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno un'Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Sogno un'Europa in cui essere migrante non è delitto, bensì un invito ad un maggior impegno con la dignità di tutto l'essere umano. Sogno un'Europa che promuove e tutela i diritti di ciascuno senza dimenticare i doveri verso tutti. Sogno un'Europa di cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stato la sua ultima utopia. Dalle parole del vescovo evangelico Heinrich Bedford Strom, presidente della Chiesa evangelica in Germania. Come Chiese, abbiamo il compito di riunire un'Europa che si sta sempre più polarizzando. Se sono necessari i provvedimenti politici,
Tutto parte da processi di dialogo in cui ci si ascolti l'un l'altro. La fede dei cristiani è il cuore. L'Europa ha bisogno di una nuova forza spirituale che diventi forza di integrazione. L'Europa necessita di un'anima. Essa non è unicamente una comunità a scopo di interesse. L'Europa è un continente in cui occorre mettere di nuovo al centro la dignità della persona. E la dignità umana vale per tutti. Come possiamo noi cristiani trasformare il nostro continente attingendo alla forza spirituale? Nell'unità. Non camminare ognuno secondo la propria confessione, ma camminare insieme per dare al mondo una testimonianza ecumenica comune. Lettura. Atti delle Apostoli, capitolo 16. Paolo e Timoteo poi traversarono la Frigia e il paese della Galizia, avendo lo Spirito Santo vietato loro d'annunziare la parola in Asia. E giunti sui confini della Misia, tentavano d'andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E passata la Misia, discesero in Troade. E Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo: «Vieni in Macedonia e aiutaci». E come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Dalle parole di Sua Santità Bartolomeo I a Lesbo. Abbiamo viaggiato fin qui per guardare nei vostri occhi, sentire le vostre voci e tenere le vostre mani nelle nostre. Abbiamo viaggiato fin qui per dirvi che ci preoccupiamo di voi.
Abbiamo viaggiato fin qui per dirvi che il mondo non vi ha dimenticato. Sappiamo che siete venuti da aree di guerra, fame e sofferenza, e che siete alla ricerca di un futuro più sicuro e più luminoso. Coloro che hanno paura di voi non hanno guardato nei vostri occhi. Coloro che hanno paura di voi non vedono i vostri volti. Coloro che hanno paura di voi non vedono i vostri figli. Il mondo sarà giudicato dal modo in cui vi ha trattato e saremo tutti responsabili per il modo in cui rispondiamo alla crisi e al conflitto nelle vostre regioni di origine. Il Mediterraneo non deve essere una tomba. Si tratta di un luogo di vita, di un crocevia di culture e civiltà. Il Mare Nostrum deve diventare un mare di pace. La pace non è la fine della storia. La pace è l'inizio di una storia legata al futuro. L'Europa dovrebbe saperlo meglio di qualsiasi altro continente. Vi benedico con affetto. Buonasera a tutti. Io sono Ruba Kauri, vengo dalla Siria, la mai città al-Hasak. Era molto bella prima della guerra. Cristiani e musulmani stavano insieme in pace. A Natale erano a casa mia per auguri. Io ho dato loro per l'Eid, loro la festa. Poi è arrivato il guerra. Io siamo scappato del Assos in Libano. Sono andato in Libano con mio marito Fadi, mio figlio Marco, di 9 anni. Non abbiamo stare in Siria. Siria. Anche Libano, la vita difficile. Abbiamo incontrato la comunità di Santa Gidio. Siamo venuta in Italia con corridoio monetario. Siamo molto contento. Siamo molto, molto contento in Italia. Grazie Papa Francesco, grazie Papa Francesco, grazie tutti, grazie l'Italia, grazie l'Europa. Voi avete la pace in tanti anni. Voi avete la pace, potete aiutare con che scappano
della guerra. Qui Roma, mio figlio Marcos via scuola, ha tanti, tanti amici. Oggi mai detto il mondo bella senza la guerra. Io dico pace in tutti il mondo come in Europa. Grazie. Miteinander für Europa. Präziser kann man nicht zum Ausdruck bringen, was uns wichtig ist. Miteinander für Europa. Wir sind ein ökumenisches Netzwerk mit über 400 geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen. Wir kommen aus 30 Ländern, vom Ural bis Portugal, sprechen verschiedene Sprachen, leben in verschiedenen Kulturen und gehören zu unterschiedlichen Kirchen, zur katholischen, zur evangelischen, zur orthodoxen und zur freikirchlichen. Uns prägt die Erfahrung, Einheit ist möglich. Mit einer tiefen Versöhnungserfahrung und einer Gruppe von Verantwortlichen hat unser gemeinsamer Weg begonnen. Einheit wurde möglich. Wir leben eine Einheit der Verschiedenartigkeit. Jeder bleibt in seiner Originalität. Aber aus der Versöhnung durch Jesus Christus erwächst die Kraft, die Andersartigkeit des anderen als Reichtum zu erfahren. Dabei denken wir heute auch an drei Gründerpersönlichkeiten, die uns jetzt vom Himmel herab begleiten. Chiara Lubich, die Gründerin der Focolar-Bewegung, die den Ursprungsimpuls gegeben hat, Helmut Diglas, der Leiter des CVD München, der geradezu zum Architekten für das Miteinander wurde, und der kürzlich verstorbene Kardinal Wölk hat in besonderer Weise die Brücke zwischen Charisma und Amt geschlagen. Als wir im Jahre 2004 zu einer Großveranstaltung mit 10.000 Teilnehmern in Stuttgart zusammenkamen, da war Europa von den neuen Ländern beflügelt. Ganz anders im Sommer 2016, als wir erneut zu einem Kongress und einer Kundgebung in München zusammengekommen sind, nur 3 Tage nach dem Brexit. Wir merkten, Europa lebt in einer Zeit der Erschütterung. Die EU geht von Krise zu Krise. Und inmitten dieser Zeit der Krise haben wir dort in München mit Tausenden von Menschen öffentlich, klar und laut unser Ja zu Europa gesprochen. Zum Miteinander in Europa gibt es keine Alternative. Mit diesen Worten aus der EU-Verfassung haben wir unsere Botschaft in München begonnen. Seit 15 Jahren sind wir im Miteinander für Europa unterwegs. Aber nie war es so wichtig wie heute, unser Ja zu Europa zu sprechen. In einer Zeit, in der Populismus, die Egoismen und Nationalismen wieder Auftrieb erhalten, sprechen wir unser Ja zu einer Kultur der Beziehung und der Bündnisse. In einer Zeit, in der alte Ungeister, die Europa schon mehrfach in die Katastrophe geführt haben, wieder Urstände feiern, sprechen wir unser Ja zum Evangelium, zur Versöhnung und zur Liebe. Es gilt, innerhalb unserer Bewegungen ein Bewusstsein für die Dringlichkeit unseres Jas zu Europa zu wecken. Und wir wollen als geistliche Bewegungen nicht nachlassen,
in der Öffentlichkeit unser Ja zu Europa zum Ausdruck zu bringen. Wir stehen auf für ein Europa des Miteinanders, für ein Europa, das die Vielfalt als Reichtum entdeckt und das Friede und Einheit möchte. Nicht zuletzt für ein Europa, dem Gott eine Berufung anvertraut hat, das Miteinander von Glaube und Welthaftigkeit, denn im Gekreuzigten begegnet sich Himmel und Erde. Heute kommen wir zum Gebet zusammen, denn wir rechnen neben all unseren Engagements vor allem mit dem Gebet. Wir rechnen mit Gottes Hilfe. Europa braucht unser Gebet. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a Dio. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro,
e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. C'è una considerazione di carattere letterario che può aiutarci a cogliere tutta la forza, a cogliere tutta la portata di questa espressione, di questo invito di Gesù. Difatti, nei versetti immediatamente precedenti, il brano che abbiamo letto, Gesù aveva proclamato le beatitudini, per cui quel voi siete il sale, voi siete la luce, non è una definizione che Gesù intende dare dei suoi discepoli, non lo è. Piuttosto, dopo aver proclamato le beatitudini, Gesù intende dire ai suoi discepoli, vedete che solo se la vostra vita è spesa nella logica delle beatitudini, voi sarete sale, voi sarete luce. Solo se vivete nella logica delle beatitudini, la vostra presenza contribuirà a dare gusto alla vita vostra e a quella degli altri. Contribuirà a dare sapore e splendore all'esistenza vostra e all'esistenza degli altri. Ho voluto fare questa premessa perché molti tra noi pensano ancora che basta presentarsi, auto-presentarsi come cristiani perché ci venga subito dato credito, perché ci venga riconosciuta la funzione di luce, cioè di punti di riferimento, la funzione di sale, cioè di gente che è capace di dare un senso vero, un senso pieno alla vita. Un discorso che vale probabilmente per tutte le tradizioni cristiane e per gli appartenenti ad ogni fede. Credo infatti si tratti di una tentazione che può toccare e tocca ogni uomo, di qualsiasi estrazione, al di là della sua appartenenza religiosa. C'è addirittura chi pensa che basti presentarsi vestiti in un certo modo o usare un certo linguaggio per essere automaticamente accreditati come persone che danno gusto e senso nuovo alla vita. C'è ancora gente che pensa questo. Presentandoci le beatitudini e facendo seguire subito dopo quel voi siete sale, voi siete luce, Gesù ha indicato la strada che è chiamato a percorrere il credente. Il discepolo di Gesù è chiamato a seguire una segnaletica ben definita, chiara, evidente, quella delle beatitudini, una segnaletica fatta di passione per le opere di pace, fatta di attenzione misericordiosa ed accogliente verso gli altri, fatta di vita vissuta nella sobrietà, nella povertà e segnata dalla sobrietà. È questo che dà senso, è questo che dà gusto alla vita del credente, facendone una vita che risplende davvero. Quando Gesù dice voi siete sale della terra, voi siete luce del mondo, è come se ci dicesse volete conoscere Dio? Non argomentate troppo su di Lui, non dimostrate niente, fate piuttosto qualcosa di concreto, ma talmente bello, talmente sensato, talmente gustoso
che a chi vi incontra venga voglia di dire: ma è davvero bello quello che tu fai e vivi. Chi te lo ispira? In nome di chi lo fai? Dio vuole essere presentato e testimoniato con la stessa forza ed evidenza della luce, con lo stesso sapore forte del sale, cioè attraverso scelte e attraverso gesti concreti che danno gusto e contagiano senso di vivere. È quello che continuamente ci sta raccomandando Papa Francesco, ribadendo quanto i suoi predecessori avevano detto. Ricordo per tutti Benedetto, Papa Benedetto, ci ha ricordato che la Chiesa non cresce per proselitismo, ma cresce per attrazione, cresce per testimonianza. Per questo l'unica strada che il Vangelo ci propone è quella della evidenza, è quella della testimonianza dell'azione, è l'invito a fare scelte e a porre gesti che rendono evidentemente gustosa la vita vissuta in Cristo. Se la vita del credente si presenta così, cioè come una vita che ha un senso, ha un sapore e un gusto tali da renderla una vita riuscita, solo allora anche i contenuti che cercheremo di trasmettere avranno un senso vero, un senso pieno, un senso diverso. E allora che significa oggi essere sale, essere luce? Soprattutto che cosa può dare gusto e solarità alla nostra vita? Qual è il contributo concreto che come credenti possiamo dare a questa Europa? Bella ma problematica, bella ma con la tentazione di rinchiudersi in se stessa, bella ma sempre tentata di innalzare muri. Quale contributo possiamo dare? Cosa possiamo fare? Possiamo aiutarla impegnandoci ad aprire laddove ognuno di noi si trova, impegnandoci ad aprire nuove strade e a ipotizzare nuove possibilità, osando di più e lottando contro il fatalismo in questi giorni anche di tristezza, di sorpresa, triste sorpresa. Il fatalismo è sempre in agguato, e come il fatalismo anche l'assuefazione, due malattie mortali non solo per il credente. Dobbiamo tornare a sorridere e a far sì che a chi ci incontra torni il sorriso, ma il sorriso perché si sente compreso, perché incontra gente che non sopporta lo spirito gretto, guerrafondaio, discriminante delle anime piccole. Dobbiamo tornare a sorridere e a contagiare il sorriso perché il nostro essere luce illumini senza la pretesa di accecare, e il nostro essere sale dia un gusto delicato senza la pretesa di omologare tutto. Pensate quanto fastidio provoca una luce che acceca e quanto disgusto c'è in una pietanza con un eccesso di sale. È lo stesso disgusto che provoca la pretesa sempre più forte, sempre più invadente, di imporre un pensiero unico e non disposto al confronto. È lo stesso disgusto che dobbiamo imparare a provare, a coltivare e a impedire. Essere luce e sale nel rispetto di quanti ci incontrano. Quanta delicatezza è richiesta, soprattutto oggi, a tutti noi, soprattutto ai credenti. Non ricorderemo mai abbastanza quello che Pietro raccomanda ai destinatari della sua prima lettera: siete sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita. È quello che insieme vogliamo domandare al Signore e vogliamo cercare di fare per la nostra Europa. Signore, Tu mi chiedi di essere sale, mi chiedi cioè di rimanere a contatto con la terra, di essere presente nel mio tempo, qui ed ora. Mi chiedi di essere luce in un momento in cui la tenebra sembra farsi più spessa. Dai sapore, Signore, alla mia vita, dai consistenza alle mie speranze,
dai fiducia alle mie paure, dai luce alle mie oscurità, pace al mio cuore, ai miei pensieri, alle mie emozioni. Fammi capire, Signore, che sarò sale se saprò essere mite in questo tempo di arroganza, uomo di pace in questo tempo di prevaricazione, libero dalle cose in questo tempo in cui la persona vale in ragione del conto in banca che possiede. Fammi capire che sarò davvero sale e luce se sarò impegnato a denunciare ogni sfruttamento in un Occidente che ha fondato troppo spesso il proprio benessere sulla usurpazione. Sarò sale della terra se con e nel mio ambiente non mi tirerò indietro dinanzi ai bisogni degli altri. Amen. Padre, ti preghiamo per l'Europa e per il mondo intero. Padre, tu che ci hai tutti riconciliati nell'amore del tuo Figlio, sostieni le nostre debolezze e perdona il nostro peccato. Facci strumenti della tua riconciliazione tra tutte le genti, in una nuova Europa, famiglia di popoli. Padre, tu che hai iniziato un dialogo con ogni uomo e ci hai inviato tuo Figlio, fa che possiamo sempre dialogare con tutti, nella conoscenza e nell'amore, perché ogni differenza sia sempre una ricchezza nell'unità, nel cammino verso la piena realizzazione della comunità umana. Padre, tu che non hai risparmiato il tuo Figlio, morto per amore sulla croce, fa che possiamo accogliere il suo grido e prendere su di noi la croce di tanti poveri, oppressi e abbandonati. Essere strumenti della tua misericordia che allievia ogni sofferenza e guarisce ogni ferita. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Padre, tu che nel tuo Figlio hai donato al mondo la vera pace, fa che termini ogni guerra, vicina e lontana da noi. Rendici strumenti della tua pace, tra le generazioni, tra le culture, tra tutti i popoli, affinché il nostro continente ritrovi la propria vocazione e rafforzi il proprio impegno nella costruzione della pace per tutta l'umanità. Padre, tu che ci hai mostrato il tuo Figlio come la porta, fa che passando attraverso di lui sappiamo uscire da noi stessi, dalle abitudini e dalle sicurezze, perché aprendo le porte delle nostre case, delle nostre chiese, delle nostre città, sappiamo accogliere l'altro per riconoscerlo fratello e sorella. Padre,
tu che ci hai donato nel tuo Figlio la via, la verità e la vita. Liberaci dalla prigione della paura, che genera solo violenza. Abbatti ogni muro nelle nostre società, tra est e ovest, tra sud e nord. Insegnaci a camminare nella luce del Signore risorto per essere segno di speranza per il futuro. Padre nei cieli, venga presto il tuo regno di pace e di giustizia in Europa, e la gioia del nome di Gesù riempia il cuore di tutti i suoi popoli. Tu che sei il Signore del mondo, hai cura di ogni popolo e ogni terra. Non ti estranea la nostra Europa. Ti invochiamo questa sera che le parole del tuo Figlio Gesù Cristo preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Possa il Signore tornare la sua misericordia, alla sua pace, all'Europa e al mondo intero. E noi questa sera di quella pace ci scambiamo un segno l'un l'altro. Nel tuo nome, o Signore, benediciamo l'Europa, chi ha responsabilità di governare e tutti gli uomini e le donne che abitano il continente europeo. Il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di noi e ci sia propizio. Amen. Il Signore alzi il suo volto su di noi e ci conceda pace. Amen. Venga su di loro la tua salvezza e la tua guarigione, la tua giustizia e verità, la tua speranza e la tua pace. Amen. Venga su di loro la benedizione del Dio uno e trino, e del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accanto a noi, osservaci nell'unità, con vincoli di pace, avremo un solo Padre che vive in noi.
sparire da noi, asprezza, sdegno e ira, le nostre bocche, Signore, proclami il tuo amore, dacci il coraggio di avere